cala il sipario sulla regular season del campionato di Serie D. Il Jolly Montemurlo chiude in bellezza espugnando il campo del Poggi Bonsi. Decisiva la rete di Giancarlo Improta. Una vittoria inutile con i biancorossi fuori dai playoff a causa della peggior classifica avulsa rispetto al Ghivizzano. Chiude in bellezza invece il Val di Nievole e Montecatini. La matricola terribile del tecnico Giovanni Maneschi si attesta al secondo posto in graduatoria. Davvero una super stagione. Le possibilità di salvezza dello Scandicci passano dai play-out. La vittoria interna sul Ponsacco, griffata da Betti, certifica l'accesso alla gara di spareggio con la Massese, con il vantaggio del fattore campo e con 2 risultati su 3 a disposizione per rimanere in Serie D. In eccellenza il San Donato Tavarnelle scalda i motori in vista del match dei play-off extra-regionali sul campo del Massa Lombarda. In terra ravernata è una sfida equilibrata e appassionante per la squadra di Fabio Ercolino, che è pronta a dare battaglia. In promozione perde nella finalissima play-off la Lastrigiana, partita pazzesca allo stadio dei Pini di Viareggio con il San Marco Venza che si impone per 1-0. Emozione a raffica e equilibrio rotto da questa rete di Tito Marabese che manda in paradiso il San Marco Avenza e affossa la squadra di Gianluigi Sarti. I fiorentini escono a testa altissima e si aggrappano alla speranza di pescaggio, mentre la Zenit Audax, attesa domenica prossima dallo spareggio playoff con lo Sporting Cecina, ha ormai la certezza del passaggio in eccellenza. Il meccanismo delle retrocessioni dal campionato di Serie D finiscono per premiare prima di giocare la squadra di Andrea Bellini. In prima categoria esulta il Fucecchio, che in rimonta supera il Galluzzo e si ritrova con un piede e mezzo in promozione. Playout amari per il Mezzana, beffato in zona Cesarini dal Montale, mentre esulta il San Giusto, che vince sul campo del Club Sportivo Firenze e rimane in prima categoria. Ultime partite stagionali, tante emozioni, mentre già comincia a gracchiare Radio Mercato.